È mia intenzione di dimettermi da presidente della squadra biancoscudata non appena il campionato sarà terminato. Disputeremo tutto ciò che c'è da disputare, anche i playoff se sarà necessario, e qualunque sia il posizionamento, io dichiaro fin da adesso la mia intenzione di dimettermi. Lo faccio soprattutto perché non posso continuare in questa mia volontà, in questo mio progetto, ricevendo accuse, ricevendo offese personali di ogni genere. Le offese non sono assolutamente contemplate nel mio modo di vedere la vita, nel mio modo di vedere soprattutto lo sport. Per questo motivo, solo per questo motivo, e anche perché la Nissa ha avuto pochissimo seguito, e questo mi ha amareggiato fondamentalmente e profondamente. Caltanissetta, dal punto di vista sportivo, ha dimostrato di non amare la propria squadra biancoscudata. Mi assumo le colpe di ciò che è successo, mi assumo ogni colpa per quanto riguarda l'aspetto sportivo, l'aspetto e magari qualche cosa che non è stata organizzata bene, ma se ho errori l'ho fatti sempre in buona fede, sempre con l'interesse prioritario e primario di garantire il massimo alla squadra biancoscudata e ai suoi giocatori. Con non poca sofferenza ho preso questa decisione, ma anche la mia vita, visto l'assenza di mio padre, mi impone di dedicarmi maggiormente al mio lavoro, alla mia azienda, ai miei dipendenti, e quindi devo assolutamente smettere di far calcio nel mese di aprile. È così che il presidente della Nissa Rialdo Giammusso annuncia di voler lasciare il proprio incarico a fine stagione, un lungo video postato sui social in cui racconta la propria esperienza, il progetto in cui ha creduto sin dal 2019, quando è entrato a far parte di questa realtà, gli obiettivi raggiunti con la squadra e le speranze per il futuro della stessa, ma anche le delusioni e le motivazioni che lo hanno portato a fare questa scelta. E poi fa riferimento anche al Tomaselli, al manto erboso e alla necessità di spostarsi nell'impianto di Campofranco, pensando ad un ritorno al Palmintelli. Visto che lo stadio, il glorioso stadio Palmintelli, è stato ristrutturato dal punto di vista del terreno di gioco, è stato nuovamente livellato, sono stati effettuati lavori al drenaggio e allo scarico delle acque, quindi è anche possibile, anche se in un campo in sabbia, la Caltanissetta sarebbe forse l'unica, è l'unica insieme alla Parma, ad avere un campo in sabbia, continueremo il campionato di eccellenza allo stadio Palmintelli. Lì mi auguro che ci sia un sussulto di interesse, un maggiore interesse da parte dei tifosi, da parte soprattutto degli antichi tifosi della Nissa, ai quali mi rivolgo ancora una volta per chiedere il loro sostegno, di tornare a seguire la Nissa nel glorioso stadio Palmintelli.